Eccoci qua, buongiorno, ma buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi siamo a Cesena, è domenica 11 dicembre, ci dovrebbe essere il mercato tutto il giorno, però per il momento sono le 8 e 9 minuti, ma sta piovendo, quindi alcune bancarelle. Adesso giriamo le telecamere così vi facciamo vedere. Mi tocca tenere l'ombrello appoggiato in testa perché se no non riesco a farvi vedere la situazione. Ecco, la situazione per il momento oggi a Cesena, di domenica 11 dicembre, che ci doveva essere il mercato tutto il giorno, ci dovrebbe essere il mercato tutto il giorno, la situazione è questa. Sta piovendo, alcuni banchi non hanno aperto, naturalmente adesso io aspetto un'altra mezz'oretta, ma se continua così mi sa che anch'io me ne vado a casa. Adesso per il momento siamo in questa situazione. Vi ho voluto fare vedere la situazione di oggi perché, come ben sapete, l'amministrazione di Cesena ci ha tolto la prima domenica di Natale, che era appunto il 4 di dicembre, perché noi come fiera di Natale a Cesena, nella nostra concessione, c'è scritto le tre domeniche prima di Natale, quindi da concessione noi avevamo tre domeniche. Quindi l'ultima edizione intera che abbiamo fatto è stata nel 2019, prima del Covid. Poi c'è stato il Covid e tra un motivo e un altro ne abbiamo sempre fatte due, ma eravamo sotto pandemia e quindi ci sono state delle leggi speciali che hanno fatto sì che ne facevamo solo due. Ma quest'anno la pandemia non c'è più, insomma siamo tornati alla normalità e l'amministrazione di Cesena a inizio anno da calendario aveva messo tutte e tre le domeniche come noi abbiamo da concessione decentrale, perché noi abbiamo un titolo concessionario che dice appunto che la fiera di Natale sono le tre domeniche prima di Natale. Cosa è successo? È successo che a fine agosto, il 31 agosto, l'amministrazione di Cesena cambia questo calendario su richiesta, abbiamo appunto saputo dopo che abbiamo fatto l'incontro con il sindaco Enzo Lattuca a metà novembre, mi sembra il 16 novembre, che le associazioni di categoria Confesercenti, ANVA e Concommercio FIVA, quindi quei sindacati che dovrebbero tutelare il lavoro, che sono nati per tutelare il lavoro, grazie anche alla nostra Costituzione italiana che prevede appunto le associazioni, i sindacati, ma prevede anche la base fondamentale della nostra Costituzione, che è l'articolo 1, il lavoro. Ecco, questi sindacati sono andati dall'amministrazione e hanno chiesto di sopprimere la prima domenica di Natale, appunto il 4 dicembre, che era da calendario ed era una concessione, perché loro reputano poco presenziata negli ultimi anni, perché quando è nata nel 2000 c'erano 200 concessioni e adesso siamo arrivati a 113. Però abbiamo anche notato che nel 2019 la stessa delibera comunale aveva visto che comunque, malgrado le concessioni che negli anni erano state restituite in comune, perché magari alcuni ambulanti sono andati anche in pensione, perché ricordiamo che c'è anche la rottamazione per gli ambulanti, che se tu vai per poter andare in pensione prima devi restituire anche le concessioni in comune, quindi noi non sappiamo come sono state restituite queste concessioni, perché se alcune sono state restituite anche perché molti hanno avuto questo privilegio di rottamazione, quindi hanno restituito la concessione in comune e sono potuti andare in pensione, ecco, loro sono potuti andare in pensione e noi, visto che sono calate le concessioni, il comune di Cesena appunto consiglio di questi sindacati ci hanno tolto anche quest'anno, malgrado non ci sia la pandemia, la prima domenica di Natale. Noi abbiamo raccolto le firme, 164 firme di tutti gli ambulanti del mercato di Cesena, tra cui 69 erano titolari di concessione decennale, quindi la maggioranza questo mercato lo voleva fare.
quindi ci è stato tolto questo diritto. E da 3 domeniche, quindi l'amministrazione ce ne ha fatte fare 2 e oggi è l'11 dicembre e piove, e quindi da 3 domeniche quest'anno speriamo di farne una, perché non sappiamo poi la prossima domenica che tempo sarà, anche perché ne abbiamo sempre fatte 3 e poi nel corso degli anni, anche nel 2019, io ricordo dalle 3 domeniche che abbiamo avuto, l'ultima domenica c'è stato il temporale, quindi ne abbiamo fatte 2. Adesso l'amministrazione quest'anno ci toglie la prima domenica e quindi quella non l'abbiamo fatta, ed il 4 era anche una bella giornata, quindi avremmo potuto lavorare. Oggi è brutto tempo e la prossima domenica non si sa. Quindi io vi voglio far capire le problematiche che ci sono nel nostro lavoro, le problematiche che noi abbiamo con le amministrazioni e che abbiamo anche con questi sindacati, che le amministrazioni si confrontano, perché un sindacato dovrebbe tutelare il lavoro e mi va a chiedere all'amministrazione di toglierci un diritto. Qui c'è qualcosa che io credo che non vada, insomma, questo ingranaggio che era bellissimo, che era nato la nostra Costituzione proprio perché i sindacati sono nati per parlare con i datori di lavoro, in questo caso con le amministrazioni, dovrebbero andare là a tutelarlo il lavoro, non a chiedere di togliere un nostro diritto, perché se nel corso degli anni sono state consegnate delle concessioni in comune per varie motivazioni che noi non sappiamo, magari uno anche ha smesso di fare l'ambulante, magari appunto uno è andato in pensione e magari uno ha scelto di andare da un'altra parte, allora togliere un diritto al lavoro non è regolare, insomma, secondo me bastava trovare una soluzione. Si vuole ridimensionare la piazza, fare un'area più piccola, insomma ce ne sono di cose da poter fare per tutelare le 113 concessioni di quegli ambulanti che hanno il diritto di venire a lavorare, perché il lavoro è un diritto, non è una cosa che uno ti può dire sì o no, il lavoro è un diritto, se no non sarebbe l'articolo 1 della nostra Costituzione italiana, ragazzi. E quindi noi oggi siamo qui che proviamo a aspettare un altro po' nella speranza di poter aprire. Allora, un'altra cosa che io volevo dire, volevo scusarmi, ma non è colpa nostra, per tutti quei clienti che io ho saputo che domenica 4 sono venuti qui al mercato, a vedere se c'era, perché noi ci siamo accorti l'altra settimana che sul sito del comune di Cesena la domenica 4 non era stata tolta. Ragazzi, fino a giovedì 1 dicembre la domenica 4 sul sito del comune era ancora scritta. Quindi dopo noi abbiamo segnalato questo all'amministrazione e l'amministrazione poi credo che l'abbia tolta venerdì, perché fino a giovedì ancora c'era. Ma io dico, tutti quei clienti che non hanno visto questo cambio, perché fino a 2 giorni prima l'amministrazione di Cesena ancora aveva nel suo calendario segnato il 4 di dicembre, quando noi ce l'hanno tolto il 31 di agosto. Ragazzi, questo a me dispiace, perché io ho saputo che molti clienti domenica scorsa sono venuti qui a cercare il mercato e non l'hanno trovato, sono partiti da fuori, alcuni anche da Mercato Saraceno, e sono venuti qui perché appunto avevano visto anche il calendario del... aspetti che passa un camion, avevano visto il calendario anche nel sito del comune, appunto, che fino a giovedì 1 dicembre, sì, mi sembra che giovedì era il 1 dicembre, dico giusto le date, ok? C'era ancora segnato su il calendario del comune. Quindi anche questo non è, secondo noi, giusto nei confronti anche della clientela. E la clientela che voleva venire al mercato è andata sul sito del comune e si è trovata la data, quando invece l'amministrazione ce l'aveva tolta appunto il 31 agosto. Poi un'altra cosa che noi abbiamo voluto segnalare all'amministrazione, sempre che ci siamo accorti il 29 novembre, che alcuni titolari di concessione decennale che hanno solo la concessione decennale qui della Fiera di Natale, l'amministrazione non aveva ancora avvisato che il mercato del 4 di dicembre non c'era. Quindi anche alcuni ambulanti non erano stati avvisati che era stata soppressa la domenica 4 dicembre.
il 29 novembre, ragazzi. E quindi anche questo noi l'abbiamo segnalato all'amministrazione, che dopo ha mandato una PEC verso fine settimana. Ecco, noi vi vogliamo far capire come anche il nostro lavoro viene, l'amministrazione stessa lo considera così, neanche di avvisare i titolari di concessione decennale del 4 di dicembre che il mercato non c'è, perché chi ha una concessione non si deve preoccupare di andare a chiedere in comune se questo mercato c'è o non c'è, perché tutti gli anni tu hai una concessione e sai che vai nel posto e c'è, avendo una concessione, tu non ti preoccupi di pensare che questa concessione è stata tolta. E quindi molti non erano stati avvisati, abbiamo chiesto noi di avvisarli e speriamo che appunto sia arrivata la comunicazione a tutti e che magari non ci sia stato qualche ambulante che domenica è venuta qui. Sono state inviate certo fine settimana, verso venerdì, però speriamo che le abbiano aperte tutte. Allora ragazzi, queste sono le problematiche degli ambulanti con le amministrazioni e con quei sindacati che dovrebbero tutelare il lavoro, pensare anche a queste cose, perché un sindacato è nato per pensare anche ai dettagli, il dettaglio di togliere la data del 4 dicembre sul sito del comune e il dettaglio di avvisare tutti gli ambulanti se viene soppressa una domenica. Adesso noi da Cesena chiudiamo perché è noto che è presto e magari volete tornare a dormire e a stare un altro po' nel letto, che con una giornata così spero che possiate stare un pochettino più nel letto. Invece noi ci siamo alzati alle 5, ci siamo vestiti, abbiamo fatto colazione e siamo comunque venuti qui. Allora, io da Cesena, dal mercato di Cesena tutto, aspettiamo un'altra mezz'oretta e poi vediamo come fare. Se cioè, chi vuole stare aperto ha il diritto di stare aperto, anche se piove, e chi invece col tempo così vuole andare a casa, giustamente ha il diritto di andare a casa. Dal mercato di Cesena è tutto, vi aspettiamo la prossima domenica, 18, speriamo nel tempo bello, venite il mercoledì e sabato, siamo qui, vero? Sì, speriamo almeno in quelli. Speriamo almeno in quelli. Provarci. Ecco, e mi raccomando, scegliete le piccole attività commerciali, i mercati, i negozi di vicinato. Ragazzi, adesso abbiamo bisogno dell'economia circolare. Spendiamo i soldi nelle nostre attività locali, mi raccomando, un bacio a tutti, vi voglio vedere, giro le telecamere, stamattina sono un po' così, ragazzi, prendetemi per come sono, non mi sono ancora truccata, un bacio a tutti da Gioia Emilia Romagna, mi raccomando, condividete il video, così diamo voce alla categoria ambulante e la nostra nuova associazione che si chiama Associazione SMAC. Ciao!